Ciao ragazzi, buongiorno, io sono Andrew Well. Quest'oggi recensione di questa Electrolux Animal 800, una scopa elettrica dell'appunto Electrolux. Ho già provato questa scopa, mi si è scaricata la batteria e devo dire che ho trovato veramente dei punti di forza su questa scopa elettrica. Quindi ora vi mostro di che componenti è fatta, quindi che cosa viene dato in dotazione, e poi vi faccio vedere la potenza di aspirazione e se questa scopa è maneggevole e se ne vale la pena farci un pensierino. A dopo. Allora, insieme a questa Animal 800 viene dato come accessorio il beccuccio per aspirare in modo concentrato, viene dato uno snodo per poter arrivare in modo angolato magari sopra i mobili, sopra ai bordi dei muri, tra soffitto e muro, alcune in casa dei bordi. Quindi premendo qua, questo snodo poi rimane bloccato e questo serve molto, magari per arrivare anche sotto i mobili. Poi viene data la spazzola Pet Pro Plus. Logicamente parliamo di una spazzola motorizzata, questa è la spazzolina, questa è studiata per, come dice la parola, pet pro, per chi ha animali in casa, ma non solo per chi ha animali in casa, perché volendo si può attaccare direttamente al corpo motore della scopa che vi farò vedere e si può andare a pulire anche il materasso. Semplicemente strofinando là sopra, questa muove la polvere e vedrete che avrete soddisfazione nel pulire il materasso, perché la pelle durante la notte nell'arco degli anni si deposita e sopra al materasso e anche dentro al materasso. Quindi vedrete che vi aspirerà un bel po' di polvere. Questo è un supporto che viene dato, che va attaccato poi dietro al tubo per avere tutti i suoi componenti completamente attaccati e quindi per non perderne nemmeno uno. Per quanto riguarda la scopa, ciao, buongiorno, eccomi qua, questo è quanto. È abbastanza ingombrante, come devo dire, come base. Ha un sistema di aggancio diverso. Di solito siamo abituati ad avere la base, quindi la dock station, attaccata al muro tramite tasselli, ma in questo caso invece abbiamo una base bella stabile, perché devo dire che è anche piuttosto pesante, dove noi possiamo tranquillamente mettere l'alimentatore e incastrare il filo e quindi poi appoggiarla semplicemente per terra. I collegamenti per la ricarica del corpo motore e della batteria avvengono tramite questi due pin ed è un sistema ad aggancio magnetico. Abbiamo un magnete qua, un magnete qua, lo stesso lo avremo nell'altra parte, quindi della scopa, dove semplicemente appoggiandola così, in questo modo lei si rimane attaccata e quindi si sta anche ricaricando. Ora, la cosa che non mi è piaciuta è che per ricaricare la scopa bisogna per forza averla montata in questo modo, perché non c'è nessun sistema che la possa far stare in piedi, vedete, senza avere tutto il corpo scopa e il tubo di aspirazione allungabile. Quindi solo in questo modo noi riusciamo a ricaricare la scopa. Per staccarla c'è un pulsante qua, ma come potete vedere si stacca anche senza pulsante, ma chi non ci riesce lo schiaccia, e questo pulsante ha un grilletto che aiuta a spingere la scopa per tirarla fuori. Ora, quando siamo pronti per usarla, basta premere, come detto, questo pulsante. Siccome in questo modo magari ci può risultare troppo bassa, vi è il modo per alzare il tubo, quindi riusciamo tranquillamente ad alzare il tubo e a portarla alla nostra altezza preferita. Allora, eccomi qua. Ora, per motivi di
ingombro e di campo della telecamera, ho eliminato logicamente il tubo di prolunga. Quindi abbiamo direttamente il corpo motore e la spazzola collegata. Come detto prima, abbiamo un sistema di aspirazione, diciamo, intelligente. Premendo una volta va in automatico, premendo il più passa da minimo, medio e turbo. Allora, durata della batteria, che tra l'altro è anche estraibile, quindi suppongo che se ne possano comprare in qualche modo delle altre. Perché bisogna comprarne delle altre? Perché la durata della batteria è abbastanza limitata, ma non per questo aspirapolvere, è un po' tutti sono fatti così, perché offrono un'alta potenza di aspirazione, però la batteria è molto sollecitata. Quindi 35 minuti in modalità minima con spazzola motorizzata. Quindi la batteria deve fornire alimentazione sia all'aspirazione, quindi al corpo motore, e sia al motore per appunto far girare la spazzola, e anche a i LED, che comunque poca cosa, che appunto servono per illuminare il pavimento durante il passaggio della spazzola. Questo LED è molto importante, perché al buio, forse al buio si vedono meglio i residui di polvere, di briciole o di peli di animale, si vedono meglio sotto i mobili, sotto il divano, sotto il tavolo, quindi è veramente un accessorio in più che è molto utile. Ma dicevo, la batteria 35 minuti con spazzola al minimo, 25 minuti con velocità media e 10 minuti con velocità turbo. Ora mi direte, ma 10 minuti io cosa ci faccio? Beh, per pulire un pavimento direi ce la fate, perché comunque è un passaggio molto veloce e quindi si riesce tranquillamente in 10 minuti a fare una, due stanze senza nessun problema, probabilmente anche tre. Certo che se avete una casa grande dovete poi rimetterla a caricare, aspettare 2 ore e mezza per la ricarica e poi ripulire la vostra stanza. O se no, comprate una seconda batteria e quindi siete a posto, però ricordatevi poi di cambiarla per poter ricaricare sia una che l'altra. Comunque, il materiale di questo corpo motore e delle spazzole, dei suoi componenti, per me è molto buono, è molto valido, si sente che è una plastica ABS molto molto robusta, abbastanza pesantina la scopa se tenuta in aria, se dovete fare qualche lavoro, diciamo, con la scopa e il becco rivolto verso l'alto, ma se l'appoggiate al pavimento con la spazzola non c'è nessun problema, perché il peso si appoggia sulla spazzola, quindi zero problemi. La cosa che mi è piaciuta molto invece della progettazione di questa scopa elettrica L'Animal 800 è che ci sono pochi agganci, nel senso, abbiamo pochi agganci in plastica, ma tutti gli agganci che sono stati fatti sono fatti magneticamente. Ora vi faccio vedere il perché. Guardate il serbatoio, di solito negli altri si sgancia, c'è un tastino da premere per poterlo sganciare, questo invece basta alzarlo, perché grazie a questi due magneti, uno qua e uno qua, tranquillamente si incastra e si leva, quindi senza schiacciare nessun pulsantino. Vedete che l'estrazione è abbastanza, anzi direi molto semplice. Ora, prima di farvi vedere come si fa la vera estrazione della polvere, vi faccio vedere che io l'ho già provata e ho aspirato i peli del mio cane. Questa scopa è molto potente per il semplice fatto che il motore è tosto, si crea questa forza ciclonica, ormai tutti gli aspiratori hanno questa forza ciclonica, quindi aiuta questa forza ciclonica ad avere molta più aspirazione di un aspiratore normale. Infatti, come potete vedere, i peli al suo interno circolano e quindi questo aumenta di molto la forza di aspirazione. Ora, per pulire il serbatoio
come detto prima, si sgancia in questo modo. Qua abbiamo già un filtro, questo è un filtro EPA, è una plastica molto sottile, diciamo che sì, è una plastica con dei microfori tranquillamente sciacquabile sotto il rubinetto quando è a tappo. Quindi questo è un filtro EPA che cattura praticamente quasi tutte le polveri, quelle veramente sottili. Poi abbiamo un prefiltro, eccolo qua, vedete, ha già fermato della polvere. E abbiamo anche, ora lo sto facendo anch'io per la prima volta, però vedo che qua c'è il gancettino da poter tirare fuori il tutto. Questo anche è un prefiltro in alluminio con dei microfori e come potete vedere poi è semplice svuotare il tutto. Quindi si rincasta in questo modo seguendo la guida che c'è qui. Ok, in questo modo si chiude, si rimette il filtro in questo modo, si incastra così. Ok, che l'aspirapolvere è di nuovo pronto. Per aspirazione. Allora, la spazzola funziona in questo modo. In modo automatico, spengo perché sennò non mi sentite. In modo automatico cosa succede? Questa spazzola e il motore collegato riesce a capire la durezza del pavimento, nel senso, questa spazzola su un pavimento di marmo, piastrelle o parquet, diciamo che non farà nessuna fatica per poter aspirare l'eventuale polvere, briciole e cose. Perché? Perché il pavimento è liscio e quindi la scopa in automatico avrà una potenza, diciamo, ridotta e si adatterà al tipo di pavimento, perché questa dice, siccome è intelligente, dice: il pavimento è liscio, non ci sono prosperità, non ci sono peli o cose che mi impediscono di girare, o non c'è qualcosa di andare a pulire più a fondo, quindi vado in modo automatico e pulisco a una certa velocità e a un certo grado di aspirazione. Se invece noi la usiamo in modo automatico su dei tappeti, questa spazzola e il suo motore collegato capteranno che c'è un po' più di fatica rispetto al pavimento normale. Quindi cosa succede? Succede che aumenterà la sua velocità di rotazione della spazzola e di regola aumenterà anche la velocità di aspirazione, la potenza di aspirazione del corpo motore. Questo perché? Perché deve spazzolare meglio i peli, appunto le fibre dei tappeti, e tirare su della polvere che magari è proprio andata a incastrarsi nelle fibre dei tappeti. Quindi questo è il modo automatico. Come accennato prima, abbiamo anche la spazzola PET Pro, che è questa qua. Quindi stesso sistema. Questa non ha nessuna luce LED. Sentite come cambia l'aspirazione? Questo è quello che vi spiegavo prima. Con questo accessorio potete fare i divani, dove ci sono i peli, dove i vostri animali salgono più spesso, potete fare delle tende, potete fare i cuscini, potete fare, come dicevo prima, il materasso. Vi accorgerete che uscirà un sacco di polverina bianca dal materasso, rimarrete sbalorditi, credetemi. Quindi potete fare quelle piccole parti, una poltrona, e questa spazzola è studiata per non far attorcigliare alla spazzola i peli se qualcuno avesse un cane a pelo lungo. Quindi riuscite a pulire il meglio, riuscite a pulire tutto in modo molto più semplice. Ora invece, se la volete usare con i beccucci normalissimi, a velocità minima può durarvi fino a un'ora. Questo è il posto della spazzolina, così potete incastrarla qua e non perderla e averla sempre a portata di mano.
Allora, io l'ho già provata, come potete vedere appunto ho aspirato i peli del mio cane e devo dire che funziona realmente bene, funziona su qualsiasi tipo di pavimento logicamente, funziona su qualsiasi tipo di tappeto. Mi raccomando, non aspira il bagnato o l'umido, quindi se avete della sporcizia per terra che vi è caduto, magari un po' d'acqua oltre a della polvere, delle briciole, dovete farlo con la spugna, perché non potete farlo con questa, perché rischiate di andare a bagnare tutti i filtri all'interno e quindi che dell'umidità possa entrare nel motore e quindi dite poi addio all'aspirapolvere. Cose invece che potete lavare, come detto prima, sono i filtri, ma dovete aspettare 24 ore perché siano veramente asciutti. Devono essere asciutti, ma parecchio, proprio al sicuri al 100%, perché se no trattengono i batteri. Cosa succede? Succede che se sono leggermente umidi, voi aspirate la polvere, aspirate quello che appunto trovate nel pavimento, la polvere si andrà ad attaccare nei filtri ed essendo umidi l'assorbiranno molto di più, quindi rischiate di sporcare veramente all'interno i filtri, cosa che appunto devono essere invece belli asciutti e secchi per poter poi a sua volta riuscire a, ad avere un'aspirazione sempre al massimo e sempre a potenza, diciamo giusta, come ha provato appunto l'Electrolux. Ora vediamo un attimo come si comporta sui pavimenti e vi faccio vedere anche la funzione della luce nella spazzola. Allora, secondo il mio punto di vista è un bel aggeggino, un bel prodottino, studiato bene. Ecco, una cosa che non ho trovato in nessuno delle scope elettriche che ho provato è che in qualche modo non resta da sola in piedi. Questo, diciamo, non capisco perché la maggior parte di scope elettriche che ho provato non hanno un clack da poter bloccare la spazzola, perché quando siamo indaffarati magari a fare delle cose dobbiamo magari spostare una sedia, spostare un pacco, un qualcosa, e non sempre riusciamo con una mano, quindi questa bisogna in qualche modo appoggiarla al muro. Tra l'altro bisogna appoggiarla al muro in questo modo, perché se noi proviamo così questa tenderà, vedete, ad andare avanti, quindi ci cade la scopa. Questa è una cosa, un piccolo difetto, non solo su questa, ma in quello che ho trovato a tutte le scope elettriche. Ma come potete vedere l'aggancio alla dock station è piuttosto semplice grazie a questo sistema di magneti che finora ho trovato solo in questa scopa elettrica dell'Electrolux, non ho mai trovato in altri tipi di aspirapolvere. Quindi, questo è il supporto che si può decidere di incastrarlo un po' più in basso, un po' più in alto, dove poi vengono applicate tutti gli accessori, quindi spazzolina e beccucci, per averli tutti a portata di mano. Qua si riesce a mettere tutto, in altre aspirapolveri invece qualcosa andava sempre messo magari in un cassetto o dentro un armadio o nello sgabuzzino a parte. Qua invece abbiamo praticamente tutto. Ricordatevi, 2 ore e mezza la ricarica completa. A seconda della velocità
30, 25, 10 minuti, ma riuscite tranquillamente a pulire metà appartamento se l'avete molto grosso. Se l'avete piccolino sicuramente riuscite a farlo tutto, anche perché basta una passata, visto la potenza e la velocità della spazzola, che tirano su veramente molta polvere. Io vi ringrazio di aver visto questa recensione, vi ringrazio ancora, se vi iscrivete al canale magari mettete un like alla recensione, e vi ricordo che nel video sotto in mostra altro metterò il link per acquistare direttamente su Amazon questa scopa elettrica, appunto Animal 800 dell'Electrolux. Ciao e arrivederci a tutti da Andrew Well.